Il Consiglio Comunale si è riunito nel Palazzo di Via Verdi per una seduta monotematica su Bagnoli. Il sindaco ha dato inizio ai lavori dichiarando che la Bagnoli che vogliamo non può nascere solo dalla volontà del primo cittadino, ma da un confronto serio e costruttivo col Consiglio e dall'ascolto dei cittadini, dalle assise e dai comitati che si sono sempre occupati di bagnoli. È seguito l'intervento dell'assessore all'urbanistica, che ha ribadito la necessità che gli interventi pubblici siano improntati al principio della massima efficienza. Il vice-sindaco Sodano si è soffermato su alcuni aspetti relativi alle questioni ambientali riguardanti i due siti, quello di rilevanza nazionale di Bagnoli e quello dell'area industriale dell'ex SIDER. Dopo aver informato sullo stato della bonifica nell'area affidata alla Bagnoli Futura, il vice-sindaco è tornato sul tema della rimozione della colmata e della bonifica dei fondali, che partirà nell'estate del 2013. Al termine dei lavori laula ha deciso di assumere come contributo alla discussione del Consiglio il documento presentato dal presidente della commissione urbanistica Iannello sui principali nodi della trasformazione di Bagnoli la mozione presentata dal consigliere Crocetta sui problemi occupazionali è stata accolta come raccomandazione. La seconda mozione, primo firmatario del consigliere Fucito, chiede all'amministrazione di attivare tutte le iniziative necessarie per evitare che l'area dell'ex complesso ciano a Bagnoli diventi oggetto di speculazioni; e venga invece utilizzata in modo credente al piano regolatore generale. Il documento è stato approvato a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri Antonio Borriello, Fiola, Moretto, Pasquino, Lebro, Santoro, Atanasio e Frezza.